should be able to see Mike 26's dome and orient yourself from there. Bella a tutti ragazzi, qui è Pepsi Games. Siamo con Arma 3 single player offline. Mi ricordo eravamo rimasti che stavamo qui dentro la foresta e ci ed è morto il nostro collega per colpa delle mine. Infatti ora devo prendere la strada larga. Nell'episodio precedente vi ho fatto vedere che ci sono delle mine andando avanti più là, quindi ho chiamato al Goku e mi sono fatto risuscitare con le sfere del drago. E vabbè, a parte gli scherzi, ora facciamo il giro largo e abbiamo 10 minuti di tempo per raggiungere la nostra squadra e devo stare attento, molto attento, che ci sono nemici nei paraggi e quindi sono solo e questi nemici sono affiatati. Ora pare che da qui è tutto ok, quindi proseguirò questa strada. Dai, però una mossa, dai, su. Ok, noi dovremmo andare dall'altra parte della collina, quindi cerchiamo di stare attenti e di sbrigarci. Mettiamoci dietro queste pianticelle per controllare la situazione. Ok. Come vedete là, laggiù sopra la collina, proprio dritti a me, ci sono due nemici che si stanno avvicinando nella mia posizione. Ora vedete quello che corre verso la sinistra. Ok. Si sono nascosti. Va bene, avviciniamoci. Ora avviciniamoci alla punta della collina. Eccolo, eccoli tutti e due. Eccoli che mi stanno venendo in bocca. Ora, per colpa di queste piante, per questa erba, non riesco a vederli. Ora, aspetto che si allontana un attimo il suo amico, così lo posso uccidere. Ok. Ok. Guarda, mannaggia sta erba. Colmerino, pare che c'è gli alberi, c'è un colmerino. Eccolo, eccolo, eccolo. Questo è mio. To. A posto, fuori uno. Ora. Tocca a quell'altro. Andiamo con molta calma.
forza di rotolare, mi è venuto il giramento di capo, ho perso il senso dell'orientamento. Ecco, come vedete, ci manca 5 minuti. Ah, ragazzi, veramente, questi se ne vanno veramente. Cioè, come passano 5 minuti, se ne vanno. Non finisce, non mi dà missione fallita, ma li devo raggiungere a piedi in fondo alla mappa. E loro nel frattempo si incamminano. Quindi mi sto sbrigando per uccidere quello lì. Che cazzo sta, mi sta sparando. Perché vedete, eccolo. Comunque vedete ragazzi, là in fondo sulla mia sinistra, sulla stradina dell'incrocio, c'è un 4-5 soldati con un blindato. Aia. Muori, 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 muori. Ok. Ora curiamoci, che ammazziamo pure quest'altro che sta qua sotto. Fortuna che non mi vede grazie a questa erba fitta. Dai, dai, che mo si alza, eccolo. Dai, dai, che lo ammazziamo. Mannaggia miseria. Ora lo aspettiamo. Dai, mannaggia sto merino. Dai. E vai. A posto. Oh cazzo, basta qui. Aia, aia, via, 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 rotoliamo, rotoliamo, rotoliamo. Andiamo, andiamo via. Li vorrei uccidere, ragazzi, ma ci vuole un pochettino di tempo e tempo non ne ho. Sto facendo la corsa contro il tempo. Sono pure ferito. Ora mi andrà più lento del solito. Vedete ragazzi? Vedete? Noi dobbiamo andare sul lato opposto. Ecco. Vedete ragazzi, siccome sono ferito, non ho kit medico e quindi mi tocca andare a questa velocità. Ok, non dobbiamo andare in quella specie di fabbrica a 100 metri da noi. Ecco, non dobbiamo andare qui davanti qua. Yep. Not that one, the old one next to it. Old one next to it. Got it. Out. Eccoli l'altra squadra. E ragazzi, a quanto pare i 10 minuti di tempo per arrivare qui sono 10 minuti reali del video. E quindi se vi è piaciuto lasciate un like, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Good to see you, Carrie. Let's move. Likewise, Sergeant.